Un salutone a tutti, bentornati nel mio canale. Finalmente, dopo 2 giorni di assenza che non ho registrato né video né niente, finalmente sono assolutamente tornato con un nuovo video. In questo nuovo video vi voglio dire una mia di opinione sulla Juventus. Su che Juventus vorrei vedere la mia Juventus ideale per la prossima stagione, nonostante il mercato, non siamo ancora se Ale, siamo ancora a fine marzo, diciamo quasi ad aprile, e al mercato ne manca veramente tanto, ma voci su voci, addii su addii, lui probabilmente andrà, lui ha qualche offerta, lui probabilmente non rinnoverà, lui se arriverà un'offerta potrebbe andare. E mi sono fatto assolutamente un'idea, e ripeto un'altra volta, in questo video vorrei presentarvi la formazione e i giocatori che spero la società, che spero ci siano il prossimo anno, cioè non è che spero. In questo video vi dirò, a parere mio, gli acquisti, i giocatori nuovi da prendere, che la società spero che prenda alla Juve, e le cessioni, e anche la questione prestiti, chi spero che rimanga e chi spero che vada ancora in prestito. Vi parlerò assolutamente un po' del tutto, e ovviamente l'argomento principale è sempre il calciomercato e questa rivoluzione che a parer mio a giugno, a fine stagione, ne vedremo delle belle, secondo me, perché arriva bene la società ha iniziato assolutamente, a parer mio, la rivoluzione dall'addio di Dybala, e secondo me non sarà solo lui a dire ciao. Credo, proprio assolutamente credo, se, e questa è la mia idea. Ma comunque, ragazzi, prima che io inizi a parlarvi della questione prestiti, i giocatori che torneranno, la mia formazione, i nuovi giocatori, la formazione, la Juventus ideale che vorrei vedere il prossimo anno, eccetera, 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 eccetera. Intanto, prima di iniziare, se volete supportare il canale e supportare i video che caricherò, lasciate un mi piace iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E a fine video, o a fine video o adesso, mi riferisco in primis ai tifosi juventini. Ditemi nei commenti chi sperate che venga la Juve in difesa. Voi la difesa la vorreste lasciare così, senza fare cessioni? A centrocampo vi va bene così? In attacco vi va bene così? I portieri vi va bene così? Fatemi sapere la vostra nei commenti, su che reparto, su che ruolo cambiereste qualcosa e in che ruolo acquistereste qualche giocatore. Vabbè, acquistereste, mi riferisco anche ai parametri zero. Fatemelo sapere nei commenti. E non aggiungerei assolutamente e pienamente altro, e adesso sì che inizierei a parlare. Sì che inizierei a parlare. Inizierei assolutamente dai prestiti. Dai prestiti. C'è una Juventus, mi riferisco in primis ai giocatori in prima squadra in prestito. C'è Meret Demiral, che non tornerà più, Dejan Kulusevski non tornerà più, Mandragora, questi tre non torneranno. Poi c'è da dire, c'è un Rovella. C'è un Aaron Ramsey, c'è un Aaron Ramsey, c'è un Aaron Ramsey, c'è un Aaron Ramsey, mamma mia. C'è Yattaren, c'è Federico Gatti, sono assolutamente 9 che dovrebbero tornare, 9 che dovrebbero tornare. E a parere mio, nonostante mi dispiaccia tantissimo, ma tantissimo, ma tantissimo, non credo, io sinceramente non credo che Rovella tornerà alla Juve. Secondo me, Rovella tornerà alla Juve se il Genoa andrà in Serie B. Invece, se il Genoa resta in Serie A, secondo me, lui a 20 anni, a 20 anni Rovella, secondo me un altro anno lo farà se il Genoa resterà in Serie A. Poi, c'è da dire, e a parere mio sarei contento se Rovella facesse un altro anno al Genoa e poi venisse alla Juventus, poi nell'essere valutato, eccetera, 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 eccetera. Aaron Ramsey almeno contento che sarà il suo ultimo anno, 2023, scade il contratto, non sta facendo assolutamente bene, ma vedremo. Yattaren, non ne ho la minima idea, ancora infortunato, quindi no comment. Gatti, spero tantissimo che venga e che venga anche lui mandato in prestito. E anche lui mandato in prestito, assolutamente. E poi, tra tutti i prestiti, Piazza. Non so, questo qua è sempre attaccato alla Juve, questo qua non so, ha 10 anni di contratto, 20 anni di contratto, e anche lui, il contratto gli scade il 30 giugno 2023, mamma mia. Poi spero tantissimo che anche lui
appena torna, che venga ceduto e basta con questi prestiti, che dopo i giocatori ti stanno sempre attaccati. Ah, torna questo, spero che almeno tra questi, che Piazza venga ceduto, che Frabotta venga ceduto, c'è un portiere, Stefano Gori, che anche lui venga ceduto, poi Dragosin, mi dispiace tantissimo, ma non credo che venga la Juve per avere spazio il prossimo anno, ma vedremo che accadrà, ma in tutti i prestiti proprio, in tutti i prestiti che spero tantissimo con tutto il mio cuore, che questo giocatore appena torna dalla sua di squadra, che in prestito resti alla Juve, proprio lui. Niccolò Fagioli è un giocatore che ho visto veramente pochissime volte giocare, ma è un giocatore che ha veramente qualità, ti gioca sul 4-2-3-1, nei due mediani, gioca pure trequartista, copre ogni ruolo a centrocampo, probabilmente tranne il mediano, da mezzala, da trequartista. È veramente un giocatore che ammiro tantissimo, e credo che anche sia dalle giovani della Juve, mi piacerebbe tantissimo vedere un Fagioli la prossima stagione, che anche dalla panchina, ma che abbia un po' di minutaggio, e chissà, dopo un annetto, dopo una stagione, diventa il titolare. Mi piace veramente tanto vedere anche in Italia, nelle squadre, più italiani che stranieri. Mi piace veramente tanto. Almeno ci starebbe avere uno straniero, due stranieri, tipo avere tutta la squadra italiana e due o tre non italiani. Sarebbe veramente bello. E le squadre assolutamente che hanno più italiani in rosa è l'Empoli, assolutamente. La peggiore è l'Udinese. Cioè, mi sono tantissimo per aver messo dentro questo argomento, ma comunque la peggiore è l'Udinese. L'Udinese assolutamente, che ha solo il portiere. L'Empoli e Cagliari sono. Empoli, Cagliari, Genoa, Sampdoria e Sassuolo sono tra le prime. E poi le prime in classifica: Juventus, Lazio, Inter, Milan. Ciao ciao! Ciao 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 ciao, assolutamente. È un qualcosa che a me sinceramente non piace. Non piace. Non piace assolutamente, perché mi piacerebbe vedere più italiani in Italia, in Serie A, che gente più non italiana, ma ci siamo abituati così, e a parer mio è un'abitudine veramente brutta, e spero tantissimo che negli anni, tra 2 o 3 anni, il tutto assolutamente cambi. E basta, come detto, sui prestiti, ok, vedremo chi tornerà, e vedremo come la Juventus riuscirà a gestirli. Sui prestiti mi dispiace veramente tantissimo per Meri e Demiral, mi dispiace veramente tantissimo che non tornerà più alla Juve. Ma comunque, andiamo assolutamente ai conti, anche su quelli dell'Under 23, non c'è nulla di che. Un giocatore che mi piace veramente tantissimo è Zanni Macchia, ma comunque, tralasciando gli Under 23, poi ci sono i contratti in scadenza della Juve, che da quello che ho capito rinnoverà De Sciglio. Bernardeschi si sta trovando difficoltà, e sarei veramente contentissimo se arrivasse l'ufficialità. Bernardeschi non rinnoverà il contratto. Io vi sto parlando adesso, adesso in questo momento, il 28 marzo, e vedremo che accadrà, perché a parer mio, da quello che ho capito, questa settimana sarà quella decisiva. Sarà assolutamente quella decisiva, e vedremo. Ma comunque, De Sciglio rinnoverà il contratto. Non volevo che rinnovasse il contratto, assolutamente, ma ci sta. Ottima riserva che ti gioca sia a sinistra che a destra. Perin, spero tantissimo che rinnovi il contratto, e anche lui non volevo che rinnovasse il contratto, ma ci sta. Cuadrado rinnoverà. Alvaro Morata, spero tantissimo che venga acquistato, che venga assolutamente riscattato e acquistato, perché giocatori come lui che si sono attaccati alla maglia, che danno il tutto di più in campo, eccetera, ma comunque è un giocatore veramente amorevole, ammirevole, che spero tantissimo resti. Poi infine Cuadrado e basta. Poi c'è anche Chiesa, che ci sarà l'obbligo di riscatto, credo che andrà tutto bene, e basta. E basta riguardo i prestiti della prima squadra. Come detto, spero tantissimo, in primis Fagioli, poi Gatti, sarei contento se appena torna alla Juve. Spero tantissimo che vada a fare esperienza per un anno, per un altro anno. Anche Dragusin, sinceramente, anche su questi due centrali, sia Dragusin che Gatti, spero tantissimo che vadano a fare un'altra stagione da titolari, sempre in Serie A. Poi chissà, vi dico la mia sinceramente: se Gatti viene d'estate, viene valutato e resta, sarei pienamente
contentissimo, miglior difensore in Serie B, sarei pienamente contentissimo, ma sono dell'idea che è meglio mandarlo in prestito un altro anno e poi riprenderselo. Ma comunque, ripeto, sarei contentissimo se rimanesse alla Juve, che a termine del prestito al Frosinone, che rimanesse a Juve, sarei veramente contento. E su Dragusin spero tantissimo che vada in prestito un'altra volta. E cosa potrei dire? Cosa potrei dire? Sui prestiti ho detto, sui rinnovi ho detto assolutamente, e inizierei assolutamente sulla Juventus, che vorrei il prossimo anno, ma no, prima sulla lista dei giocatori, prima sulla lista dei giocatori che spero restino e spero non restino. Allora, c'è da dire, riguardo alla situazione portieri, a parere mio, sui portieri è meglio non cambiare assolutamente nulla. Ma sulla questione Szczęsny, mi piacerebbe se Szczęsny andasse via e venisse un Donnarumma. Ma comunque, sul tridente dei portieri starei assolutamente così. Sui difensori parlerei assolutamente di un difensore. Chiellini, a parere mio, con tutto il bene che gli si vuole, assolutamente, il tutto che ha dato la Juve, sempre disponibile, quando è in campo dà sempre il tutto e di più, ma a parere mio è arrivato il momento di posare, di mettere giù gli scarpini e ritirarsi. Io spero tantissimo che sia l'ultimo anno di Chiellini, ma che ritirarsi, non è che sto dicendo che si ritiri quel Chiellini e che se ne vada via. Assolutamente no. Spero tantissimo se si ritirerà, ma spero tantissimo perché è arrivato il momento di dare spazio anche agli altri, anche ad una nuova generazione. Mi riferisco a Chiellini, Bonucci. Peccato, è veramente un dispiacere che ha il contratto fino al 2024, ma dai, ci sta un altro anno di Bonucci, a parere mio, ci sta, nonostante, sì, ci sta assolutamente. E su Chiellini assolutamente, spero tantissimo, se sarà il suo l'ultima stagione, spero che entri direttamente nella dirigenza della Juve, assolutamente, nella dirigenza della Juve. Poi sui centrali, Matheus De Ligt, assolutamente, non posso dire che non lo voglio, ma spero tantissimo che resti. Poi Bonucci, in fin dei conti, resterà. Rugani, ottimo, come quarto o come quinto centrale. Chiellini, spero tantissimo che vada via e che, come detto, che resti sempre alla Juve e che venga. E che venga lui. E che venga. Dopo ve lo dico. Dopo vi dico chi spero che venga a posto di Chiellini. E l'altro, ovviamente, è Alexandro. E Alexandro, che spero se ne vada via presto possibile. E un ottimo sostituto, ve lo dirò dopo. Poi Pellegrini, ovviamente, spero tantissimo che resti, cioè, non continuo a spero tantissimo che resti, continuo nel dire resterà o non resterà, cioè, resta o non resterà, a parere mio, e spero. Allora, su Danilo resterà, poi su Cuadrado resterà, De Sciglio resterà, Locatelli resterà, Zaccaria resterà, McKennie resterà, Arthur, io spero tantissimo che sia su Arthur che su Rabiot che arrivino delle offerte. A parer mio, su Arthur, se arriverà un'offerta, verrà ceduto, ma spero tantissimo nella cessione di Arthur e di Rabiot, tutte e due assolutamente. E poi danno assolutamente una libertà a quel centrocampo nel poter acquistare altri giocatori. Bernardeschi, spero tantissimo che non rinnovi il contratto, ve lo sto dicendo il 28 marzo, e vedremo che accadrà. Dybala è un grandissimo dispiacere che potrei aggiungere. Poi c'è Dusan Vlahovic, che ovviamente resterà. Ken resterà. Caio. Io sinceramente sono da un lato che spero che resti, e da un altro lato spero che vada in prestito. Ma spero tantissimo che vada in prestito, Caio Jorge. Spero tantissimo. Ma ripeto, ma la stessa cosa per Gatti. Se resterà, sarò contento, ma bisognerà dare spazio a questi giovani. Bisogna dare spazio, assolutamente. Spazio a lui. Spazio anche ai vari giovani, giovane lo chiamo ancora Fagioli, se viene almeno spazio anche lui, perché c'è da dire che in vari paesi, in altri paesi, danno fiducia, danno spazio ai giovani, e qua in Italia, se un giovane sbaglia così viene criticato, non sei pronto, così sono assolutamente le parole che ha detto Fagioli ieri o l'altro ieri, sì, ieri o l'altro ieri, ha detto in Spagna e in Germania. Infatti, i giovani giocano di più rispetto all'Italia, e ha pienamente ragione. E ha pienamente ragione qua. Qua in Italia, uno dopo uno o due gare che sbaglia, viene criticato e si dice che non è pronto. Vi sto leggendo assolutamente il tutto che ha detto Fagioli, ha pienamente ragione. E spero tantissimo che sia l'anno, sia il suo anno alla Juve, la prossima stagione. Sia il suo anno. È l'unico che spero che. Spero che
che resti proprio e che non vada ancora in prestito. Poi anche sugli altri sarei contento, su Gatti e Caio, ma su Gatti e Caio, su Caio spero di più, tantissimo, tantissimo che vada in prestito e basta, non aggiungerei altro riguardo a questi. Poi c'è Chiesa, come ho detto, che verrà riscattato. E adesso sì che si va sul bello, adesso sì che si va sul bello. E inizierei assolutamente a parlare. Allora, inizierei dall'attacco nonostante non abbia senso. Nonostante non abbia senso, ma inizierei assolutamente dall'attacco. Mi piacerebbe vedere una Juventus il prossimo anno, la prossima stagione, con un bel 4-3-3. Allora, il tridente avanti, Chiesa, Dusan Vlahovic e Mohamed Salah. Su Zaniolo non dico assolutamente nulla perché ho letto che chiedono 50, 60 o 70 milioni e sono pienamente, ma pienamente tantissimo. E il mio sogno è vedere Salah, Dusan Vlahovic e Chiesa. Sapete che roba sarebbe Salah, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa? Mamma mia! Non parlo dei sostituti, ma comunque, vabbè, come sostituti, come riserve, Morata, che avrei Morata, avrei Ken, poi spero tantissimo in degli esterni, ma sono più focalizzato qua nel dirvi la mia Juventus ideale nel prossimo anno. Ok, il tridente, spero tantissimo. O su Salah, c'è anche Anthony che mi piace tantissimo dell'Ajax, ma in primis Salah, o Salah o Anthony dell'Ajax, ma ripeto, Salah e Salah e Salah. E poi, a centrocampo, spero tantissimo, ma sto andando anche sulle voci di mercato che stanno circolando in questi giorni, mi piacerebbe vedere Jorginho, Locatelli e Milinkovic-Savic o Pogba, nonostante Pogba in questi giorni ha fatto delle dichiarazioni che il suo futuro lo deciderà. Sul futuro lo deciderà. Mi piacerebbe anche vedere Pogba, assolutamente. Immaginatevi vedere una Juventus. Immaginatevi, ho detto, immaginatevi, sognate, in primis gli juventini, vedere in attacco Salah, Dusan Vlahovic, 4-3-3, Salah, Dusan Vlahovic e Chiesa. Poi a centrocampo, Jorginho, Paul Pogba o Milinkovic-Savic o Locatelli. Mamma mia, che centrocampo! Perché il centrocampo è proprio il ruolo, è la parte, è il reparto proprio più carente, più messo male, non so come dirlo. È il reparto che ha bisogno in primis lui di rinforzi. In primis lui di rinforzi. E mi aspetto un bel mercato dalla Juve, assolutamente, un bel calciomercato dalla Juve. E su Rabiot c'è da dire che ha parlato pure sua madre. Parlato pure sua madre, ha fatto veramente delle dichiarazioni veramente indescrivibili, inconcepibili. Adrien non ha nulla da dimostrare, gioca a calcio ed è la sua passione dentro e fuori dal campo. Questo qua non ha nulla da dimostrare, a calcio non ci gioca assolutamente con la Juve perché fa pienamente schifo e spero tantissimo che vada lui. Signora, agente di Rabiot, non mi ricordo come si... Sì, non mi ricordo come si chiami, ma che venga assolutamente a vedere suo figlio e poi lì possiamo parlare assolutamente, lì possiamo parlare perché Rabiot fa veramente schifo. Ti fa una partita bella non so, ogni 10 anni, ogni 10 anni, ma te ne fa proprio una partita, non so, una partita te ne fa dopo tanto, decente. Poi sempre le sue stesse cose, fase difensiva, scivola e così, e così, e così. Ma comunque spero tantissimo che vada via Rabiot e che arrivi un'offerta per Arthur assolutamente. E continuerò assolutamente a parlare. Come detto, Salah, la mia priorità, la Juventus ideale, Salah, Dusan Vlahovic e Chiesa, ripeto un'altra volta. Poi a centrocampo, Jorginho, Locatelli, Milinkovic-Savic o Pogba. In difesa, Cuadrado, Matthijs de Ligt e Rudiger e Pellegrini. E adesso vi spiego assolutamente tutte le mie scelte, assolutamente, tutte le mie scelte. Allora, in difesa farei fuori Alexandro, manderei via Alexandro e prenderei Emerson Palmieri. E poi Chiellini, manderei via Chiellini e prenderei Rudiger, perché come abbiamo visto la fase difensiva è anche una cosa molto importante che a parer mio la dirigenza ne terrà occhio. Abbiamo visto gli ottavi di finale, ci è toccato giocare con Rugani, ci è toccato giocare varie volte con Rugani dove hai Chiellini e Bonucci, proprio dei difensori veramente indescrivibili, indescrivibili, veramente forti, ma comunque non ti stanno più dando affidabilità, non puoi più dargli fiducia vedendo l'età, vedendo gli infortuni che stanno avendo, non sanno più gestirsi. Ma comunque, come detto, spero tantissimo che Chiellini sia la sua ultima stagione e che venga Rudiger e poi Bonucci.
chissà, una sua ultima stagione, perché anche lui in conferenza stampa pre-Italia-Turchia o Turchia-Italia ha detto che vuole continuare e su Chiellini non sa assolutamente nulla, quindi abbiamo capito che Bonucci continuerà e il dubbio sorge ancora su Giorgio Chiellini, sorge ancora su Giorgio Chiellini, ma comunque, come ho detto, Alessandro Villa, Emerson Palmieri dentro, che è veramente un giocatore che mi piace per due motivi, che ti fa fare, che ti sa fare bene il terzino sinistro, e mi piace, ed è più forte a parer mio, meglio di Alessandro, e ti fa e ti sa fare anche il quarto di centrocampo in un 4-4-2, se Bernardeschi non ci sarà più. Emerson Palmieri è veramente un'ottima scelta. Emerson Palmieri non è che ti viene a fare il titolare. Se la giocherà con Pellegrini, Pellegrini e De Sciglio, ma ci sta assolutamente. Emerson Palmieri al posto di Alessandro sarei veramente contentissimo. E poi ci sono sempre gli altri nomi, si parla pure di Cambiasso, ce ne sono veramente, Udoge, ce ne sono veramente, ma per il mio Emerson sarebbe veramente un ottimo giocatore per questa Juve. Poi c'è da dire Emerson, poi diventano tantissimi campioni d'Italia in rosa, tralasciando Bernardeschi che spero non rinnovi. Come ho detto, sulla difesa sono queste le mie scelte. Fuori in difesa manderei via Alessandro e Chiellini e basta. E prenderei Rudiger, un difensore. Cioè, Rudiger pare mio un difensore top. A pare mio, Rudiger ti può garantire quelle 30-40 partite e sarei veramente contentissimo, ma super contento nel vedere Rudiger affiancato a Matthijs de Ligt. Sarei veramente assolutamente contento. Poi c'è da dire che Rudiger per adesso ha giocato 26 partite in Premier League segnando 2 gol e 2 assist. Poi è un giocatore che in varie situazioni ha anche coraggio di attaccare, scarta l'uomo. È un giocatore che a me... Amo questo giocatore assolutamente. 29 anni, ma lo vedrei benissimo affiancato con Matthijs... Sì, con Matthijs de Ligt. Ok, sulla difesa ho detto. Poi sui terzini siamo pienamente a posto. Hai Danilo che ti può fare veramente vari ruoli. Come ho detto, in difesa manderei solo via Chiellini e Alessandro, e tutto il resto lo lascerei a posto, lo lascerei intatto per adesso. A centrocampo fuori Rabiot e Arthur, e metterei dentro o Milinkovic-Savic o Pogba, uno dei due. In primis, se arrivasse più Milinkovic-Savic sarei contento, ma anche su Pogba, visto che conosce l'ambiente, anche su Pogba. Ma comunque Pogba, anche la sua condizione fisica, la forma fisica, cioè gli infortuni, così eccetera eccetera, ma sarei anche contento di Pogba assolutamente. Ma comunque mamma mia se viene Pogba o Milinkovic, sarei veramente contento. Come detto, sì, Milinkovic-Savic o Pogba, ma comunque c'è da dire, vi ho spiegato in difesa chi cederei assolutamente, e poi a centrocampo, immaginatevi se c'è un Milinkovic-Savic e un Locatelli, due giocatori fisici, in primis Savic è un giocatore fisico, tecnico, che ti permette gli inserimenti, lanci lunghi a un certo Dusan Vlahovic, agli attaccanti, e poi un Salah sulla fascia, un Locatelli giocatore di inserimento, che Allegri c'è anche un Allegri che pretende gol, tanti gol, vari gol dai centrocampisti, e sarebbero veramente perfette due mezzale, Locatelli e Milinkovic-Savic, e in mezzo Jorginho, battitore di rigori, ti dà equilibrio, ti dà tranquillità lì in mezzo al campo, veramente un tridente che amerei se vedrei. Poi, dall'altra parte, avrai pure uno Zaccaria, un McKennie. Non sto dicendo che da mettere Zaccaria e McKennie in panchina, ma questa è la mia formazione ideale. Poi vedremo che accadrà per gli altri, assolutamente. Vedremo che accadrà, ma ovviamente spero almeno in Zaccaria e McKennie, ovviamente. Li vorrei alla Juve, ma in primis sarei contentissimo se verrebbe o Pogba o Milinkovic-Savic. E poi dall'altra parte o Jorginho o Jorginho, non ho assolutamente altra scelta, o se no Tolisso, ma per adesso nella mia di testa spero tantissimo nell'acquisto di Jorginho, che scade il suo contratto nel 2023, e poi ci sono ancora i problemi societari, dovrebbero risolversi da un momento all'altro e vedremo che accadrà. Comunque sul centrocampo ho già detto la mia, che gli danno ordine, due giocatori, due mezzali di inserimento, e poi in attacco qualità, la qualità che ti dava Dybala, la metti su Pogba o su Milinkovic-Savic o su Salah. Vabbè, Salah ovviamente sarà un ottimo sostituto per Dybala, ovviamente, ma comunque la qualità di Dybala la sporgi un po'
su vari giocatori, anche i gol, anche gol su vari giocatori di Spoggia, sarei veramente contento di questa formazione. E che potrei aggiungere? Che potrei aggiungere? Ho già detto pienamente tutto sugli acquisti. Sarebbe anche un mercato veramente facile. Ti vai ad acquistare, ti vai a prendere a parametro zero Rudiger, e poi ti prendi Pogba a parametro zero o Milinkovic-Savic, ma con le cessioni ovviamente. Io intendo prendere Milinkovic-Savic se vai a fare delle cessioni, o se no ci starebbe anche Rudiger, Pogba, Rudiger, Pogba e Jorginho e Salah. E Salah, ma io assolutamente ci credo, perché esempio, l'esempio è solo a gennaio, quando sembrava impossibile prendere Dusan Vlahovic e Zaccaria, e li abbiamo presi assolutamente. E ragazzo, adesso testa domenica, che ci sarà assolutamente una partita importantissima contro l'Inter, ci sarà Bonucci, nonostante giocherà contro la Turchia, sarà disponibile Bonucci, saranno tutti disponibili, ma vedremo, ne parleremo assolutamente in prepartita, se veramente ci saranno tutti tranne i tre infortunati. E che potrei aggiungere alla formazione, ve l'ho detta, ripeto: Szczęsny, Cuadrado, Matthijs de Ligt, Rudiger, Pellegrini, i titolari intendo, Pellegrini, e poi acquistare Emerson, no, è vero, mi sono dimenticato, c'è anche Emerson a parametro zero pure. Comunque Emerson terzino sinistro, ma comunque Pellegrini preferirei vedere terzino sinistro. A centrocampo Milinkovic-Savic o Pogba. Milinkovic-Savic, se vai a fare delle cessioni, o Pogba senza cessioni, con qualche cessione ovviamente, ma Pogba, e poi Jorginho e Locatelli, e in attacco Salah, Dusan Vlahovic e il grandissimo, fenomenale, che ci manca veramente tantissimo, Federico Chiesa. O se no, in alternativa a Salah mi piacerebbe vedere anche Anthony, ma Zaniolo no, Zaniolo assolutamente no. Poi se viene, io non lo voglio vedere Zaniolo, se viene e farà bene, ben venga, contento. E Raspadori assolutamente no, perché sono delle voci. E anche Frattesi non lo prenderei assolutamente, un anno di Serie A, cosa lo vai a prendere assolutamente? Ma comunque su Frattesi c'è l'Inter, c'è anche uno Scamacca, Berardi, su cui ci sono il Milan, che su Berardi si parlava di Juve. Ma questa è la mia informazione, e spero tantissimo che almeno quel poco, almeno che venisse solo Pogba o Milinkovic-Savic, almeno questi top player, sarei veramente contentissimo e super contento, e sperando che Alvaro Morata rinnovi, che spero tantissimo che Alvaro Morata venga acquistato dalla Juve. E sto pensando anche su cosa aggiungere, ma ho già detto pienamente tutto riguardo i reparti, riguardo Chiellini, che probabilmente si potrebbe ritirare. Sì, ho già detto pienamente tutto, le parole della madre di Rabiot veramente sono veramente un qualcosa di indescrivibile, incommentabile, sempre a difesa di questo giocatore che non sa fare assolutamente nulla, che non ha dimostrato, ha dimostrato zero alla Juve. E un'ultimissima cosa, spero tantissimo che la prossima stagione si dia più valore, valorizzazione, e che si dia più minutaggio ai giovani, all'Under 23, eccetera, 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 eccetera. E basta così, anche riguardo alla nazionale italiana, e basta, non aggiungerei pienamente e assolutamente, sì, non aggiungerei pienamente e assolutamente altro, ho già detto pienamente tutto riguardo al centrocampo ovviamente, poi ai McKenny, Zaccaria, immaginatevi se hai Jorginho, Locatelli e Milinkovic-Savic titolari, e in panchina hai McKenny, Zaccaria e Fagioli. Cioè, ne ho dette solo tre, poi chissà se saranno più di tanti, ma ripeto, spero tantissimo che almeno Fagioli tra i prestiti rimanga la prossima stagione, che gli venga data fiducia e che gli venga dato minutaggio sia dalla panchina sia da titolare, che i giovani giochino anche contro le squadre di bassa classifica, e basta così, non aggiungerei pienamente e assolutamente altro. Come ho detto inizialmente, fatemi sapere la vostra nei commenti, la vostra Juventus ideale, fatemelo sapere nei commenti, e basta così, e probabilmente, sicuramente ci vedremo per il post partita del Marocco, che sarà la partita decisiva, vedremo se si qualificherà ai mondiali, sì o no. E basta questo, sto pensando anche su cosa aggiungere, ma se ho dimenticato, non ho dimenticato nessuno qualcosa, perché in primis il mio obiettivo era dirvi la mia formazione ideale, la Juventus ideale che vorrei vedere la prossima stagione, e adesso tocca a voi a dirmi la vostra Juventus ideale nei commenti. Chi cedereste, chi acquistereste, tra i prestiti, chi vorreste che rimanesse, anche tra gli Under 23, mi piace tantissimo Zanni Macchia, ma ce ne sono veramente tanti Under 23, fatemi sapere la vostra nei commenti.
Ragazzuoli, non aggiungerei pienamente e assolutamente altre, sono veramente stanchissimo, mezz'ora di video, diciamo quasi mezz'ora di video e basta, sperando che siate arrivati a questo punto del video, se vi è piaciuto il video, like, sempre le stesse cose, iscrizione e commentate, ripeto un'altra volta, e basta, dai, vi mando un grandissimo abbraccio e un grandissimo saluto, e ci becchiamo al prossimo video, e sempre, ma per sempre, sempre, fino alla fine, forza Juve, sperando che vada bene contro l'Inter, e complimenti alle ragazze che hanno vinto contro l'Inter, assolutamente, alla Juventus Women. Ragazzuoli, ci becchiamo! Ci becchiamo al prossimo video e basta, dai.